È vero che, ma scusatemi se sono seduto, ma davvero sono stanco. Perché voi napoletani, ti fa muovere, ma Dio, il nostro Dio, è un Dio delle parole. È un Dio dei gesti, è un Dio dei silenzi. Dio delle parole, sappiamo, nella Bibbia ci sono le parole di Dio. Dio ci parla, ci cerca. Dio dei gesti, è Dio che va, ma pensiamo alla parabola del buon pastore che va a cercarci, che ci chiama per il nome, che ci conosce meglio di noi stessi, che sempre ci aspetta, che sempre si perdona, che sempre ci capisce, con questi gesti di tenerezza, è anche il Dio del silenzio. Ma pensate ai silenzi, ai grandi silenzi nella Bibbia, per esempio il silenzio nel cuore di Abramo. Quando andava col suo figlio per offrirlo in sacrificio, 2 giorni salendo sul monte, ma lui non osava dire qualcosa al figlio. Il figlio, che non era sciocco, capiva che qualcosa c'era di lì e Dio taceva. Ma il più grande silenzio di Dio è stato la croce. Ma Gesù ha sentito il silenzio del Padre fino a chiamarlo abbandono. Padre, perché mi hai abbandonato? E poi è successo quel miracolo di Dio, quella parola, quel gesto grandioso che è stata la resurrezione. Ma il nostro Dio è Dio dei silenzi pure. E ci sono i silenzi di Dio che non si possono spiegare se tu non guardi il crocifisso. Per esempio, perché soffrono i bambini? Come mi spieghi tu questo? Dove trovi una parola di Dio che spieghi perché soffrono i bambini? È uno dei grandi silenzi di Dio. E il silenzio di Dio soltanto, non dico che si può capire, possiamo avvicinarci ai silenzi di Dio guardando il Cristo crocifisso, Cristo che muore, Cristo abbandonato dall'orto degli ulivi fino alla croce. Questi sono i silenzi. Ma Padre, Dio ci ha creato per essere felici. Sì, è vero. Ma Lui tante volte tace. E questa è la verità. Io non posso ingannarti dicendo no, tu credi e si farà tutto bene, sarai felice, avrai una buona fortuna, avrai dei soldi. No, no, no. Il nostro Dio fa il silenzio. Ricordati, è il Dio delle parole, il Dio dei gesti e il Dio dei silenzi. E queste 3 cose tu devi unirli nella tua vita. Questo che mi viene a dirti, scusami, non ho un'altra ricetta. Grazie.